16ª edizione del presepe vivente di Mottola. Beh, qui a Mottola è Natale perché si sente davvero il clima, l'atmosfera. Sicuramente ci si sente anche più buoni e c'è davvero motivo di esserlo, perché pensare che tanta gente ha deciso di dedicare il proprio tempo andando ad interpretare i vari personaggi della Sacra Natività, beh, vuol dire molto. E Mottola ancora una volta ha risposto alla grande. Ora ci incammineremo appunto in quello che è il percorso rispetto al quale si snoda il presepe, andando a scovare, per così dire, le varie botteghe, le varie attività, riproducendo quell'atmosfera magica di Betlemme. Pietro Palagiano, direttore artistico di questo presepe vivente, giunto, come detto, alla 16ª edizione. Beh, ora è tutto facile, no, vederlo realizzato, però c'è un lavoro immane alle spalle. Sì, tantissimo lavoro grazie ai componenti del gruppo folcloristico Mottola Front, che organizza da 16 anni questa iniziativa, quindi che sempre con tantissima abnegazione raggiunge questo risultato, che è quello di far arrivare qui a Mottola tantissima gente e apprezzare il nostro territorio, appunto tramite le grotte Madonna delle Sette Lande, infatti dove si svolge il presepe vivente di Mottola. Anna Maria Notari Stefano, assessore alla cultura del comune di Mottola, il valore religioso dell'evento, ma anche il valore culturale, è un'occasione di promuovere il territorio, di fare marketing del territorio. Cominciando appunto dal primo punto che hai appunto sottolineato, è quello del messaggio cristiano che una manifestazione di questo tipo porta. Sicuramente ricorda molto e sottolinea tantissimo le nostre radici cristiane, quindi per quanto riguarda la fede è un forte collante ed è soprattutto un momento di riflessione spirituale, quindi questo è il valore principale del presepe. E poi certamente la cornice si presta benissimo alla realtà dell'epoca. Qui noi a Mottola abbiamo quasi una riproduzione fedele, se posso permettermi, perché appunto avere queste grotte naturali è sicuramente una bellezza del nostro territorio. Poco distante da questa location appunto ci sono quelle che noi chiamiamo le grotte di Dio, chiese rupestri con dipinti meravigliosi, quindi la cultura in questo caso si abbraccia alla religione, la religione si abbraccia alla cultura, quindi sicuramente oltre al valore religioso culturalmente arricchisce tantissimo il nostro bagaglio culturale, perché non si limita soltanto ad una manifestazione, ad una riproduzione, ma soprattutto ad un'occasione di melting pot, o meglio abbracciare la nostra cultura, chiamiamola occidentale, quando in realtà è una cultura mediterranea che ci lega tantissimo alla cultura dei paesi semitici, quindi possiamo in un certo senso ritornare alle nostre origini mediterranee. Questa mattina abbiamo avuto l'onore di fare un'apertura speciale per i bambini e per me è stato anche momento per sottolineare di quanto sia importante per i bambini vivere questa realtà, perché oltre alla parte ludica sicuramente è un modo per trasmettere il nostro valore principale, che è quello cristiano, ma anche didattico, perché possiamo così trasmettere ai bambini la realtà culturale dell'epoca. Siamo in compagnia del dottor Luigi Pinto, sindaco del comune di Mottola. Sindaco, l'amministrazione comunale da lei retta punta molto sulle tradizioni popolari, e in quest'ottica l'impulso per il presepe vivente di Mottola giunto alla 16ª edizione. 16ª edizione di un evento particolarmente importante che noi abbiamo confermato anche nei nostri indirizzi culturali da quando siamo in amministrazione ormai da 3 anni. In realtà questo è un elemento, è un'associazione che regge da sola non solo questo evento culturale ma anche altri,
Questa è una punta importante che perdura appunto da 16 anni in un contesto paesaggistico molto particolare, quelle delle cripte e delle grotte che sono presenti a Mottola e che avrà come ogni anno la presenza di tantissimi visitatori provenienti dai vari posti della nostra regione. In realtà si inquadra in una serie di eventi culturali che noi qui a Mottola nel mese di dicembre abbiamo già instaurato. Abbiamo anche altre rassegne importanti culturali che attengono alla natività e poi anche un epilogo fondamentale che è quello delle celebrazioni di San Tommaso Becket. Quindi in una cornice medievale la natività diventa anche molto più interessante da potersi vedere e osservare. Siamo in prima linea in un momento di difficoltà economica delle amministrazioni a poter invece continuare nelle attività di promozione del territorio, nel sostegno alle attività culturali e a quelle che rappresentano soprattutto la storia anche della cristianità dei nostri luoghi. Tra l'altro ritengo che quest'anno l'amministrazione abbia anche, come dire, fatto un passo avanti molto importante. E quindi questa amministrazione conferma questa grande capacità grazie in ogni caso al dialogo con queste associazioni che è proficuo e che davvero ci vede anche molto speranzosi per il 2016, che ritengo sulla cultura e sulla promozione del territorio possa essere davvero un anno ancora importante, molto di più degli anni precedenti. E allora iniziamo la nostra visita guidata, chiamiamola così, all'interno del presepe vivente di Mottola. Ci farà da cicerone il direttore artistico, l'organizzatore Pietro Palagiano. Iniziamo questo percorso. Allora, intanto qui stiamo riproducendo gli antichi mestieri e quindi il fornaio innanzitutto. Con del pane preparato in tutte le proprie specialità, la ricotta forte e anche il peperoncino che con un bel bicchiere di vino vanno a nozze proprio. Notiamo le caratteristiche, la riproduzione fedele, perché questo era un antichissimo pozzo che viene riutilizzato, è tutto vero, naturale, dice giustamente. Ed entriamo in una grotta. La grotta, siamo all'ingresso della grotta, la maggior parte del percorso è all'interno delle grotte, la maggior parte del percorso, quindi questa è la prima grotta nel quale ci sono i primi figuranti che con i vari mestieri, ricamatrici, poi c'è il tombolo e anche le orecchiette. Queste sono, ecco, guardate, un'atmosfera da favola. Le ricamatrici, si lavora signora? Sì, a tombolo. E lì l'uncinetto? No, chiacchierino. Chiacchierino. E andando all'interno vedete quanta produttività che c'è, guardate, si cuce e ci sono anche vari prodotti in esposizione. Qui si fanno le chianchiarelle, si chiamano così? Sì, le chianchiarelle, i ricchi e ted, proprio come dice la buona Lucetta, le ricchi e ted. Vedete, è davvero un'atmosfera incredibile. Sembra quasi la realtà che supera la fantasia. Sicuramente sì, l'ho detto di sera, noi abbiamo proposto anche stamattina il presepe vivente con i bambini della scuola elementare Dante Alighieri, però lo scenario che si presenta la sera è ben diverso da quello che c'era stamattina, cioè è tutto reale, tutto fantastico, ecco. Il falegname, sì, c'ha da lavorare. Un piccolo sforzo. Allora qua bisogna collaborare perché il legno è una cosa naturale di tutto, per il respiro di tutto. Non ce ne vuole di queste cose vecchie e moderne, ci vuole cose belle. Viva la tradizione dei falegnami! Speriamo che si vada sempre così avanti, se no andiamo giù. Vedete, di grotta in grotta. E vedo, cosa fanno, le mozzarelle qui? Qua no, fanno le pettole. Le pettole, poi con un buon vino. Assaggiamo una di queste pettole, davvero buone, eh?
dicevamo, il buon vino. Buon vino, sì, buon vino locale, quindi abbiamo tantissime cantine locali che ci offrono questo fantastico vino e quindi possiamo anche assaggiarlo, non fa male. Un brindisi ci vuole, brindiamo al vostro lavoro, al vostro impegno e a un Natale sereno, soprattutto pensando a chi soffre. Ecco, vedete altri componenti del gruppo che cantano, che inneggiano al Natale, che esprimono la gioia che è presente in ciascuno di noi. Per un momento, per un giorno, mettiamo da parte le rabbie, le invidie, i rancori, mettiamo da parte i brutti pensieri e pensiamo che Gesù è nato povero. Sicuramente sì, questo è un messaggio molto importante che specie in questo periodo va sottolineato soprattutto. Qui ci troviamo in un'altra grotta, nella grotta della Natività, però vista alle spalle, vedete? Dei pastorelli. E fra un po' vedremo la Natività in primo piano, ora la stiamo vedendo appunto alle spalle. Ma Palagiano, mi scusi, quanto tempo ci è voluto per allestirla, per allestire il presepe? Ci vuole quasi un mesetto per poter allestire queste scene, anche perché poi vuoi un po' il tempo, il clima con le varie intemperie, che un po' per qualche vandolo che viene un po' a buttare giù il lavoro come transenne, tutta la staccionata che noi facciamo, oppure altre cose, quindi ci bisogna rifare quel trucco. A questo ci vuole quasi un mesetto. E la cosa molto importante è quella che purtroppo questo è un luogo di un privato dove ogni anno noi dobbiamo per forza chiedere il permesso per poter svolgere questa iniziativa. Però la natura è stata amica di Mottola nel donare un panorama che o ce l'hai o ce l'hai, c'è poco da fare. Sì, sicuramente noi ci mettiamo ben poco, tutto il resto lo fa la natura, perché queste sono delle grotte naturali e quindi noi facciamo ben poco a questo bellissimo paesaggio che si presenta qui a Mottola. E riscendiamo, ci siamo davvero incamminati nel mistero e nell'atmosfera di Betlemme. Ecco, un antico mestiere, il consagraste, cioè i vasi, volgarmente detti graste, rotti, che venivano riparati. Oggi c'è la cultura dell'usa e getta, però venivano riparati. Sì, sicuramente oggi c'è ben poco da riparare, bisogna cambiarle e basta, però prima c'era questa cultura e soprattutto c'era la necessità di riparare le cose. Venivano cuciti in buona sostanza. Sì, cucite con del ferro intorno poi a quell'oggetto che serve per fare il buco e per poi passarci intorno del... E reggevano queste graste riparate? Sicuramente sì, reggevano sì, specialmente quando veniva fatto un lavoro ottimo, quindi reggevano. Anche perché c'è un proverbio che dice la grasta rotta molte volte dura, vive più della grasta sana. Eh sì, perché riparata bene ottiene il risultato che è quello appunto di vederla e durare nel tempo soprattutto. Ecco, proseguendo abbiamo lasciato la grotta e si staglia alla nostra vista un laghetto, vedete i pescatori lì pronti, ma quest'anno c'è anche il getto della neve, neve artificiale, diciamo così. Beh, riproduce quel clima, il cannone che spara neve. Sì, sì, neve artificiale, anche se un anno abbiamo avuto anche la neve naturale. È stato bellissimo, solamente che purtroppo non è arrivata tantissima gente, però lo scenario che si è presentato, nonostante appunto è arrivata pochissima gente, era bellissimo. E quest'anno abbiamo pensato di riproporli con la neve artificiale. Palagiano, una casetta in cui si produce, in cui le massaie si danno da fare per cucinare, per realizzare i prodotti tipici. Sì, sì, i prodotti tipici vengono realizzati e in tutto e per tutto, vengono proprio cucinati qui e poi i visitatori possono assaggiarlo tranquillamente, però viene fatto tutto qui, in questa locanda che è locanda così a livello proprio naturale che è presentata. Buonasera signora, questa cosa sono le cartellate col vino cotto? Le assaggiamo, eh? Qui andando a passare di postazione in postazione, di bottega in bottega, beh, ci prendono per la gola. E qui abbiamo le pettole,
Vedete con che maestria le pettole vengono fritte nell'olio. E vedete la signora qui col copricapo bianco che voleva fare l'attrice. Beh, signora, le diamo nel nostro piccolo, lei diventa una delle protagoniste del presepe vivente. Cosa ci dice? Beh, sempre un'impresa emozionante, con tanto lavoro dietro, e diamo sempre un contributo a questo paese che è pieno di novità e anche originale, e quindi noi diamo questo impegno, friggiamo le pettole, come si suol dire, e tante altre postazioni. Io lancio un messaggio a tutti coloro che ci vedono a venire in tanti e a raggiungere e vedere questo meraviglioso posto che abbiamo qui in zona e che è bellissimo. E il presepe vivente quest'anno si arricchisce di un altro elemento, un mulino a vento. Sì, è un mulino a vento realizzato sempre da alcuni componenti del gruppo che funziona a tutti gli effetti. All'interno c'è del grano che viene macinato fino ad ottenere la farina, come vediamo in quei sacchi dove c'è la farina appunto che è venuta fuori da questo aggeggio, da questo mulino a vento, che una serie di ruote che ci sono all'interno che macina appunto il grano per poter ottenere la farina. E proseguiamo il nostro cammino, vediamo ancora altri prodotti tipici, le bruschette con i relativi condimenti. Qui abbiamo anche un altro figurante, porta il legname. Sì, boscaiolo. Boscaiolo. Sì, diciamo che è boscaiolo perché per trasporre la legna dai fuochi all'altro. Le fascine poi da... Sì, sì, più le fascine e poi di più la legna, di più una... per fare i carboni, per arrostire. E direttore, ci incamminiamo, vedo altre attività artigianali. Un'altra grotta dove ci sono le mozzarelle fatte al momento e poi dei vasi bellissimi realizzati dal signor Donato. Ecco, vasi tradizionali realizzati dal signor Donato di pregevole fattura. Un antico mestiere. Sì, queste sono lavori di passione, non è che si fanno così, ci vuole molto delicate... passione, pazienza, tante. Diciamoci la verità, si va nei supermercati e si comprano i prodotti belli e pronti. Massimo rispetto per i supermercati, per gli ipermercati, però la storia è la storia. Sì, sicuramente, questi, come diceva Donato, il nostro amico, sono dei bellissimi vasi realizzati da lui con tantissima passione, ma proprio passione perché ci mette tantissimo impegno e tempo per poter realizzare questi manufatti. E qui si producono mozzarelle, guardate proprio, ecco qui delle mozzarelline, vedete l'impasto, il latte, il caglio dovrebbe essere, no? Ne assaggiamo una, questi sono dei deliziosi bocconcini, con tutto il rispetto per i vari figuranti, per le varie postazioni che abbiamo visitato, beh, certamente... La postazione della Natività è la più importante, Giuseppe, Maria, i pastorelli, e il bue e l'asinello, e siamo in attesa di Gesù Bambino che nasca. Sì, siamo in attesa di questo evento che tutti gli anni si ripresenta, però lascia sempre un messaggio da applicare in tutti gli anni, e questo è un anno, diciamo, che fa da icona a tantissimi altri anni, e quindi un messaggio molto importante, che la fede va vista in tutte le sue dimensioni e soprattutto con, come ha detto il buon nostro Papa Francesco, con la benevolenza divina di volerci bene tutti quanti. E allora Pietro Palagiano, dopo questa bella visita in questa suggestiva cornice del presepe vivente, beh, riepiloghiamo un po' gli appuntamenti. Sì, allora gli altri appuntamenti sono quelli del 27 dicembre, ossia domenica prossima, dove il gruppo folcloristico Motola La Fronda insieme all'associazione Nativite
proporrà la prima edizione del presepe vivente di greggio però nel centro storico mottolese, mentre per le grotte Madonna delle Sette Lampade ci rivediamo il 5 gennaio tutti quanti qui, ancora questo bellissimo, per poter vedere questo bellissimo paesaggio che sono quelle delle grotte Madonna delle Sette Lampade, dove ci sarà anche la Calata dei Maggi. Ora una fascia pubblicitaria e al rientro gli auguri dell'Unione Sindacale di Base alla collettività ionica. Siamo presso la ditta Il Pirotecnico del cavalier Gaetano Insogna, il mago dei botti, dei fuochi pirotecnici, ma vogliamo comprendere come si fa a riconoscere un fuoco pirotecnico sicuro. Il fuoco pirotecnico sicuro si deve riconoscere dall'etichetta che è impressa vicino. Un'etichetta che deve chiamata omologazione, che deve avere la marchiatura CE con la nuova riforma della nuova omologazione, la scadenza e il periodo di validità del prodotto, il peso e soprattutto il produttore, e non deve essere un manufatto fatto a mano, cioè rudimentale. Ecco, cavaliere Insogna, qual è invece il segno che ci indica che purtroppo un fuoco pirotecnico è pericoloso, non è sicuro? Proprio questo, l'etichetta mancante è prodotto fatto a mano, significa da persone non competenti, e se non c'è l'etichetta significa che non si vuole farsi qualificare da chi è il produttore. Ecco, cerchiamo un po' di comprendere, capire di più di questi fuochi pirotecnici. In quante categorie si suddividono? In categorie. Allora, con la nuova riforma, la ex libera vendita ora si chiama quinta D, prodotto di quinta D. Poi c'è il prodotto di quinta E, che sono tutti prodotti di ex libera vendita. Poi c'è il nuovo prodotto, quinta C, marchiato C di categoria 2, che non serve più la registrazione al carico e scarico di materiali esplodenti, e il prodotto di quarta categoria, che è un prodotto abbastanza professionale, che si vende soltanto con il porto d'armi. Questi prodotti poi marchiati C sono dei prodotti cosiddetti sicuri, perché sono di marchiatura CE, che non tutti quanti fanno perché hanno un costo molto più elevato, e da noi li trovati tutti quanti. È importante il momento del controllo, da chi vengono effettuati i controlli, e sicuramente vi dovrete circondare di personale competente professionalmente. I nostri controlli sono effettuati dalla Polizia di Stato, significa dalla Polizia Amministrativa di Taranto, che è gente competente e qualificata nel settore pirotecnico. E in questa occasione porgo i miei saluti e un augurio per Natale, che siamo vicini, e ci rivolgiamo soltanto a loro se noi abbiamo delle problematiche, oppure loro sono sempre presenti per effettuare i controlli di questo materiale esplodente. Ed eccoci con un bambino davvero speciale, Francesco. Cosa vuoi fare da grande? Il pirotecnico con mio papà. Cavaliere Insogna, i suoi collaboratori di cosa devono essere dotati per svolgere questa attività? Per poter svolgere questa attività devono essere dotati di una riabilizzazione di accensioni di fuochi d'artificio, maneggiamento e vendita dei prodotti. In questa occasione io posso dire che io ho mio figlio Benito Insogna, che è ora destinato all'altro deposito di via Pitagora alla vendita, perciò non è presente qui, che è uno dei più dotati di questi certificazioni. Il pirotecnico del cavalier Gaetano Insogna in via Regina Elena 91 a Taranto. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Beh, un pensiero per queste festività e l'attenzione ovviamente rivolta al nuovo anno, al 2016. Veniamo da un 2015 davvero triste per quanto riguarda la situazione ambientale, per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro. Ma io spero che il prossimo sia un anno
diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato, diverso agli ultimi tre in particolare, rispetto alla questione dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Che sia un anno di svolta vero, di riscatto per tutta la città di Taranto, perché quello che stiamo facendo stamattina è sostanzialmente un ragionamento anche rispetto a quello che l'azione della nostra organizzazione rispetto al futuro che è innegabilmente legato a quelle che sono tutte le situazioni di criticità che la nostra città stanno vivendo, partendo dalla questione Ilva, arrivando poi via via a tutte le altre aziende come Teleperformance che purtroppo stanno subendo, anche se per altri versi, come dire, i ricatti a cui i lavoratori sono sottoposti in questi anni. Franco Rizzo, un momento anche di aggregazione, quello di oggi, un riunirsi tra tutti gli iscritti e i simpatizzanti dell'USB? Sì, ecco, diciamo che la giornata di oggi è una giornata piacevole perché poi ti fa rendere conto rispetto a quando siamo partiti a meno di 3 anni fa, dove eravamo pochissime persone, ti fa rendere conto di come si è allargata la famiglia, perché noi intendiamo il sindacato come una famiglia, cioè come far parte di questa organizzazione non vuol dire pagare semplicemente un'iscrizione al sindacato, ma vuol dire essere partecipi delle idee dell'organizzazione, quindi dare il proprio contributo anche in termini di carattere sociale, che sono, come dire, iniziative che noi anche per l'anno nuovo riproporremo nuovamente.